Con Andrea Benelli, membro del team pro di Rumbetta, andiamo ad analizzare una mano giocata nel secondo o nel terzo livello del day 2 della notte del Poker Club. E mano in cui, Andrea, ti sei trovato coinvolto in un colpo abbastanza atipico, ce lo vuoi raccontare? Sì, praticamente apre Jacopo Brandi, UTG più 1, standard 2003. Il bottone che è Berkic chiama e io sono big blind, ho una gran mano, ho coppia di 10. Decido di appoggiarmi perché Jacopo Brandi è un giocatore molto positivo, quindi so che apre sempre vero, quasi sempre vero UTG. Alla fine ha uno stack considerevolmente sopra average, a circa 90.000, quindi non penso che si inventi qualcosa. In quel momento ho pensato di tribettare, però mi sembrava talmente brutto forbettare e poi foldare che ho deciso di chiamare e basta. Il board recita check 6-3 e io faccio check, Jacopo fa check e il bottone che è Berkic punta tipo 5.400. Io decido di appoggiarmi e Jacopo dopo un pochino folda. Al turn arriva la strada che probabilmente poi comporta la decisione che farai esatto, sul river. Esatto, viene una carta neutra, un 2 e io cecco e lui cecca dietro, quindi a questo punto diciamo che mi autoconvinco un pochino che il jack possa non averlo e il river viene la peggio carta per me. Si raddoppia il jack, si accoppia il board e decido ancora di mettermi in check call. Faccio check e lui su pot circa di 24.000-23.000, pensa un attimo e circa spara 13.000. Allora io mi metto a pensare cosa può avere e dico boh, alla fine fondamentalmente dovrei foldare perché non penso che sia un giocatore, da quel che ho giocato non penso che sia un giocatore, si può inventare qualcosa, ma alla fine mi sono un po' voluto autopunire e dopo un po' di riflessione ho messo e sbagliato tutto, aveva jack 10 quindi aveva trips. Fondamentalmente li chiami non tanto per bluffcacciare qualcosa, perché immagini che possa bluffare, quanto perché magari possa valiubettare qualcosa di peggio esatto, dei tuoi 10. Alla fine ho detto il piatto è circa 25, lui betta metà piatto, quindi ho detto boh, alla fine questo signore può anche valiubettare 2-7, 2-8, 2-9, alla fine sono queste tre mani che batto. Vabbè, ormai è andata così, ho detto metto e non ho preso la decisione giusta. Comunque non ho rammarichi.